Sindaco di Pontelambro, Romano Paiella, come avete gestito questa situazione di emergenza e quanto dovrà ancora durare? La situazione di emergenza l'abbiamo gestita cercando prima di tutto di dare l'acqua al paese, almeno per i servizi igienico-sanitari. In un secondo momento cercheremo anche di dare la possibilità di usare l'acqua come, per usi alimentari, e a questo punto penso che la cosa tornerà come era in precedenza. Quanto potrà durare dipende dalle analisi che verranno effettuate dall'ASL, che alla fine ci permetterà di riaprire i pozzi. I cittadini che cosa devono sapere? Quali norme devono rispettare essenzialmente? Ma i cittadini devono sapere, primo, che l'acqua che viene erogata adesso, anche se in quantità sufficiente, deve essere usata soltanto per lavarsi e non per, così tanto per essere espliciti terra a terra, e non per far da mangiare o lavare piatti, eccetera. Questo in via precauzionale, comunque questo è quanto dispone l'ASL e quanto il Comune consiglia, anzi ordina con un'ordinanza. E per quanto riguarda invece l'approvvigionamento idrico, possiamo dire che l'acquedotto di Pontelambro è nelle condizioni di garantire l'acqua al paese? Per il momento sì, pensiamo che l'acqua possa continuare ad essere fornita con la disponibilità che c'è in questo momento. Per quanto riguarda invece l'acqua per uso alimentare, chiediamo che le persone anziane o le persone che possano aver bisogno di acqua potabile e non siano in grado di provvedere direttamente facciano riferimento agli uffici comunali e qui gli verranno recapitati i sacchetti di acqua potabile. Distribuzione di sacchi di acqua potabile che è già iniziata. È già iniziata da ieri per i panificatori, in modo che così il pane di Pontelambro continui ad essere considerato pane ottimo a tutti gli effetti, per gli esercizi pubblici e per la casa di riposo e per gli anziani del paese che hanno delle difficoltà a muoversi oppure che non hanno nessuno che possa provvedere al loro approvvigionamento idrico. Per quanto riguarda Castelmarte, il sindaco Paolo Colombo, come vi siete attivati? Sostanzialmente ci siamo attivati nello stesso identico modo come si è comportato il collega di Pontelambro, cioè abbiamo cercato di garantire essenzialmente l'erogazione dell'acqua e bisogna con un distinguo rispetto a Pontelambro. Noi abbiamo avuto la possibilità di fornire la frazione Ravella utilizzando il pozzo di Canzo che va a dire butta l'acqua direttamente in rete, di conseguenza la zona Ravella non ha subito nessun inconveniente, ha continuato ad utilizzare acqua potabile per tutto questo periodo. Diversamente invece il paese abbiamo dovuto alimentarlo ed approvvigionarlo con i vigili del fuoco e di conseguenza lì l'acqua in questo momento, come per i comuni di Pontelambro, viene dichiarata dall'ASL e da noi con un'ordinanza non potabile, deve essere utilizzata solo esclusivamente per scopi igienici. Che tempi saranno necessari prima di riuscire a dare l'addio definitivo a questa situazione di emergenza? Allora, i tempi in questo momento penso che siano ragionevolmente brevi, anche se occorreranno ancora dei giorni. Cioè, noi da ieri sera ci stiamo alimentando con una tubazione provvisoria dal comune di Canzo. L'acqua, siamo convinti, acqua potabile non manca più, però siccome abbiamo utilizzato queste cisterne dei vigili di fuoco, in questo momento dobbiamo ottenere l'autorizzazione dell'ASL per dichiararla agibile e potabile a tutti gli effetti. Ragionevolmente ritengo che entro la giornata di lunedì e più tardi martedì si possa dietro aprire o dichiarare l'acqua potabile. È comunque una situazione provvisoria che deve essere sicuramente risolta nel giro di 10-15 giorni. Naturalmente questo dipende dall'ASL, dipende anche dall'opera di bonifica che i tecnici della Tamoil con anche i tecnici caricati nostri e l'ASL stanno facendo per bonificare tutta l'area.
Devo dire che queste persone stanno ormai lavorando da 3 giorni ininterrottamente, giorno e notte, lavoreranno nella giornata di oggi e nella giornata di domani. Questo è per individuare dove è il flusso, dove si sta dirigendo il flusso della benzina. Comunque la specie di sbarramento che abbiamo fatto andando a fare una specie di trincea in un terreno di un privato ha dato, sembrerebbe che stia dando dei frutti, cioè la benzina non è ancora arrivata e non sta arrivando verso i pozzi che servono per l'approvvigionamento sia di Ponte Lambro che di Castelmarte, ma si sta dirigendo essenzialmente sul lato destro. In questo momento stanno aspirando con delle trivellazioni questa benzina e naturalmente si pensa che nel giro di una decina di giorni si possa arrivare a una situazione, non dico definitiva, ma quantomeno accettabile. Poi saranno i tecnici, ancora i geologi nostri, l'ASA e l'ASA, a dichiarare che l'emergenza sia definitivamente chiusa e di conseguenza ci auguriamo presto di poter riaprire quei 2 o 3 pozzi che sono indispensabili per tutti, insomma.